Di mercato delle opportunità, questo è il nome che è stato scelto per il mio assessorato e in questi primi 12 mesi di mandato abbiamo voluto lavorare proprio per dare delle opportunità concrete di sviluppo e di crescita alla nostra città, a partire dalle associazioni con le quali abbiamo lavorato per realizzare un Open Day, un momento di visibilità per le nostre associazioni che abbiamo deciso di realizzare a lungo comprensivo. Quindi coinvolgendo tanti studenti delle quattro scuole che compongono l'omnicomprensivo. È stato un momento molto apprezzato e partecipato dalle associazioni, sono più di 40 le associazioni che hanno partecipato e tanti gli studenti che hanno preso parte all'iniziativa, non soltanto gli studenti ma anche i docenti e i presidi, i quali hanno potuto conoscere tante realtà associative e con le quali sono già partiti diversi processi di PCDO, cioè l'ex alternanza scuola lavoro. È stato un vero successo e ci è stato chiesto di riproporlo anche per gli anni successivi. Sempre con le associazioni abbiamo voluto lavorare per mettere ordine a quelle che sono le modalità con cui l'amministrazione concede gli spazi in uso alle associazioni, quindi alle sedi. Abbiamo approvato, il Consiglio Comunale ha approvato un regolamento, approvato con parere favorevole all'unanimità, che disciplina proprio queste modalità. Il regolamento prevede che l'amministrazione si impegni in un lavoro costante con le associazioni per recepire quelli che sono i bisogni, le necessità e su quelle costruire un piano di assegnazione delle sedi. Per quanto riguarda le politiche giovanili, abbiamo raggiunto in questi 12 mesi un grande traguardo, un obiettivo che ci eravamo dati, l'abbiamo inserito nel nostro programma di mandato e su quale abbiamo deciso di lavorare fin dal primo giorno in cui ci siamo insediati. Si tratta della riapertura di un centro di aggregazione giovanile, un centro di aggregazione che riaprirà il via 25 aprile e riaprirà dopo 12 anni di inattività. Quindi siamo contenti che Vimercate torni ad avere un centro dedicato ai giovani, che sarà un luogo di aggregazione, di riferimento per tutti i ragazzi che vivono e frequentano la nostra città. Ci saranno tanti corsi, iniziative e laboratori dedicati proprio ai più giovani. Per quanto riguarda le iniziative che rivolgiamo ai nostri ragazzi, ricordo che Regione Lombardia ha finanziato un progetto che l'amministrazione ha presentato per quanto riguarda il bando Giovani Smart, che prevede l'inizio di una serie di laboratori e attività proprio rivolte ai nostri ragazzi. Tra le diverse attività, ne cito qualcuna, ci saranno dei laboratori di comunicazione digitale, ci saranno dei corsi di ballo e di danza, ma ci saranno anche dei momenti per l'aiuto e il supporto allo studio, nei momenti di dopo scuola. E contestualmente a tutti questi corsi che si avvieranno si aprirà anche uno sportello di ascolto per i nostri ragazzi, per tutti coloro i quali avessero necessità di aprirsi, di confrontarsi o parlare dei propri problemi, delle proprie difficoltà che stanno incontrando. E a proposito di sportelli, ci tengo a ricordare che il mio assessorato è stato promotore e attuatore dell'apertura di un altro sportello, mi riferisco allo sportello Arcobaleno, presso Spazio Città. È uno sportello dedicato e rivolto alla comunità LGBT, è uno sportello che mancava a Vimercate e che si inserisce all'interno di una visione, di una costruzione di una città ben precisa che abbiamo in testa, di una città inclusiva che ascolta tutti e che non lascia indietro nessuno. Per quanto riguarda il tema della legalità e del contrasto, della lotta alle mafie, abbiamo deciso per la prima volta di avviare a Vimercate un corso di formazione rivolto a tutti i dipendenti, ai funzionari, ai dirigenti, ma anche agli amministratori, quindi consiglieri e assessori, che parla proprio di mafia. Un corso di formazione che vuole sensibilizzare su questo tema e che spieghi come la mafia purtroppo si sia insediata anche sul nostro territorio brianzolo e soprattutto quali siano gli strumenti per contrastarla. A partire dalla realizzazione di un piano di prevenzione alla corruzione e alla trasparenza, alla gestione degli appalti fino alla costituzione di un ufficio antiriciclaggio. Pensiamo sia importante parlare di mafia perché parlando di mafia si prende consapevolezza di questo fenomeno e di come poterlo contrastare, specialmente all'interno delle pubbliche amministrazioni.
quanto riguarda la partecipazione, i giovani sono ancora protagonisti. Abbiamo deciso infatti di inserire all'interno dell'accordo del diritto allo studio il Consiglio Comunale dei Ragazzi, un momento quindi per avvicinare i nostri studenti all'amministrazione comunale, un luogo istituzionale costituito da ragazzi dove poter parlare e riflettere sui problemi e le questioni che li riguardano. Abbiamo deciso inoltre di aprire Comune Aperto, un momento quindi dove sindaco e assessori incontrano la cittadinanza. Al momento Comune Aperto si tiene a Palazzo Trotti, la nostra intenzione è quella di prevedere delle aperture anche nelle frazioni. Sull'innovazione digitale la grande opportunità ci viene dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Rimarcate infatti si è aggiudicata un finanziamento di oltre 300.000 euro per avviare quella transizione digitale che i tempi ci chiedono e che l'Europa ci chiede. Questa transizione digitale prevede che siano migliorati, siano aumentati tutti i servizi digitali per la cittadinanza, per il controllo della propria situazione tributaria, per la presentazione di istanze o domande, quindi per rendere più autonomo il cittadino nei rapporti con l'ente. Sono previste tutta una serie di integrazioni con le principali piattaforme di autenticazione digitali, dallo SPID alla CIA, e dei principali metodi di pagamento. È prevista in questa transizione anche tutta la transizione appunto delle infrastrutture digitali sul cloud. È una grande opportunità questa che ci viene data e che il mercato ha voluto cogliere. Per quanto riguarda il commercio e le azioni a sostegno delle nostre attività commerciali, abbiamo deciso di lavorare su due fronti. Un fronte è stato quello di aumentare l'attrattività del nostro centro con una serie di iniziative e di eventi. Abbiamo realizzato un calendario di eventi coinvolgendo gli stessi commercianti e le associazioni di categoria, con le quali abbiamo appunto deciso quali fossero le iniziative da proporre. L'idea è quella di rafforzare sempre i rapporti con i commercianti e con le associazioni di categoria per avere nei prossimi anni un calendario sempre più ricco di eventi. Da un altro lato abbiamo deciso di lavorare sulla riqualificazione urbana. Noi sappiamo che la capacità di attrarre investimenti e nuove imprese passa anche dalla qualità della nostra città dal punto di vista urbanistico. Abbiamo voluto quindi presentare alla Regione Lombardia un progetto di riqualificazione urbana, appunto, all'interno di un bando per il rilancio dei distretti del commercio. Questo progetto prevede la riqualificazione di Piazza Castellana, quindi una nuova pavimentazione nobile e i sottoservizi che insistono su quella piazza, anche a vantaggio e beneficio del mercato del venerdì. Inoltre questa progettazione prevede anche il rifacimento e la riqualificazione di alcune delle vie del centro, ne cito soltanto una, via Garibaldi, dove è previsto un intervento al manto stradale, di rifacimento del manto stradale e di abbellimento dell'arredo urbano, quindi penso ai lampioni, alle aiuole e alle fioriere. Questo bando, se dovesse essere finanziato dalla Regione Lombardia, come ci aspettiamo, prevederebbe inoltre un bando per i nostri commercianti e per i nostri ambulanti del mercato, un bando per un totale di 200.000 euro a fondo perduto.